Possiamo lasciarlo così qualche giorno, forse una settimana. Chiamali, di loro che stiamo arrivando. Appena possibile. Desmond Miles. La tua vita è cambiata parecchio nel giro di poco tempo. 2 mesi fa preparavi drink per banchieri e celebrità. E guardati adesso. Sei un assassino. Uno di noi. Uno dei buoni. Che bello, eh? Uomini e donne votati a preservare la vita umana e la libertà. Non come quei templari, autocrati freddi e calcolatori ossessionati dall'ordine. Facciamo del nostro meglio per fermarli. Cioè, del nostro meglio. Ah, ma tutto questo te lo ricordi, vero? Ti ricordi l'Animus, la macchina che usiamo per rivivere i ricordi dei nostri antenati? Prima sei stato Altair, un assassino nella Terra Santa del XII secolo. Poi sei stato Ezio Auditore, un carismatico italiano con uno spiccato senso della vendetta. Allora, che cosa abbiamo noi tre in comune? Esatto, la mela dell'Eden. Strano manufatto lasciato da quella gente, coloro che vennero prima. Sai, il potere della mela l'hai provato di persona. Oh, è stato divertente, vero Desmond? Ma le cose cambieranno. La mente si sta frammentando, sta cadendo a pezzi. E se non trovi il modo di svegliarti, potresti perderti. Per sempre. Ok, ho disattivato il sistema di monitoraggio dell'Animus per liberare un po' di memoria, ma anche così è rischioso. Desmond se la caverà. La partizione ha funzionato, l'Animus è stabile e i suoi segnali sono buoni. Per ora. Ma è stato costruito per ricreare ricordi, non per simulare interi processi cognitivi. L'Animus farà la sua parte e Desmond farà il resto. Che succede? Non riesco a muovermi. No! Ehi là! Mi hai appena superato? 16. Oh, non ti hanno detto il mio nome. Oh, porca puttana, sono ancora nell'Animus. Hai subito un bello shock là fuori. Rebecca, tirami fuori da qui! Non possono aiutarti, Des. Sei un uomo distrutto. La tua mente è... a pezzi. A pezzi? Mi sento bene. Come stavo io? Ehi! E guardami ora. Parliamo, bello. Vieni con me. Che posto è questo? Niente male, eh? Siamo nel cuore dell'Animus. Nel programma sperimentale niente ricordi, qui solo fisica di base, simulazioni climatiche. Ciao, mondo. Là fuori hanno avuto il buon senso di attaccarti qui. T'ho salvato la vita. Salvata da cosa? Adesso potresti essere in un ospedale a sbavare e a morsicarti la lingua. Per ora l'Animus ti mantiene intatto, evitando di creare un grosso casino con tutti i tuoi antenati. Ma se non trovi un giunto sincronico, tutte quelle personalità si fonderanno fra loro. E non sarebbe salutare. Un giunto sincronico? Ci sto arrivando, aspetta. Ecco. Quella è la tua via d'uscita. Mi prendi per il culo. Ecco il problema. Il tuo cervello è andato, hai in testa troppi fantasmi, troppe voci. Allora come se ne esce? Ti fai strada a ritroso nei dati conservati. Trovi dei ricordi incompleti e li apri a forza.
Finisci ciò che hai iniziato, finché il duavo non ha più niente da mostrarti. Questo è un giunto sincronico. E una volta fatto, l'Animus è in grado di separare Desmond da Ezio e Altair e farti tornare a casa, dentro il tuo corpo. Come fai a saperlo? Perché è successo a me. Ma il mio corpo è cibo per vermi. Così sono bloccato qui. Ah, un avvertimento. Quando passi di lì, tutto cambia. Niente risulta normale. Ma il controllo ce l'hai sempre tu e sta a te trovare la via d'uscita. Bene. Se ti sbrighi, puoi fare in tempo per le esequie di Lucy. Cosa? Oh, non lo sapevi. Lucy. Oddio. Mi dispiace. Non ero io. Non ero io. Era quella voce. Giunone. Sarei impossessata di me. Ma costretto. Che sto facendo? Che cosa ho fatto? E Sean? Sean, che cosa succede? Fammici parlare. Hai... Aspetta, ti metto in viva voce. Sean, sono William. È tutto sotto controllo? Ah, ma ciao anche a te. Per Dio, cerca di avere un po' di classe. Va bene, ora calmati. Oh, questa poi. Lucy è morta e vuoi che mi comporti come se nulla fosse, vero? E come sta Desmond? Fa un pisolino. Ora basta, Sean. E se fosse un templare, B? Se fosse stato programmato? È già successo, sai? No, non Desmond. Giusto. Ce lo diresti? Sean... Claudia, mia cara sorella, sono ad Acri ormai da una settimana, in buona salute, ma preparato al peggio. Gli uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Non oso immaginare che cosa possa voler dire. Quando lasciai Roma 10 mesi fa, avevo un unico scopo: scoprire ciò che era sfuggito a nostro padre. In una lettera scritta l'anno prima che io nascessi, egli accennava una biblioteca nascosta sotto il castello di Masyaf, un santuario colmo di una saggezza inestimabile. Che cosa vi troverò una volta giunto? Chi mi accoglierà? Un manipolo di zelanti templari come temo? O nient'altro che il sibilo di un vento freddo e solitario? Da circa 300 anni Masyaf non ospita più gli assassini. Possiamo ancora rivendicarne il possesso. Siamo benvenuti fra le sue mura. Ne ho abbastanza di questa lotta, Claudia. Non perché sia stanco, ma perché la nostra battaglia sembra andare in una sola direzione: verso il caos. Oggi ho più domande che risposte. Per questo mi sono spinto tanto lontano. Per fare chiarezza. Per trovare la saggezza lasciata dal grande Altair. In modo da comprendere meglio lo scopo della nostra lotta. E il mio ruolo in essa.
Se dovesse accadermi qualcosa, Claudia, se le mie abilità dovessero tradirmi o le mie ambizioni traviarmi, non cercare giustizia o vendetta, ma insisti nella ricerca della verità perché tutti possano beneficiarne. La mia storia non è diversa da quella di tanti altri e il mondo non soffrirà se dovesse finire anzitempo. Riuscirai a sfuggire!
Abbiate pietà, vi prego. Sono un lavoratore, ho famiglia. Che genere di lavoro fai? Scavo, per lo più. Ci ho messo un anno a trovare questa camera e negli ultimi 3 mesi ho provato a oltrepassare questa porta. Non hai fatto molti progressi. Non l'ho neanche scalfita. Questa pietra è più dura dell'acciaio. Non ce la farai. Questa porta protegge oggetti più preziosi di tutto l'oro del mondo. Ah, intendete dire gemme? Ci sono delle serrature qui. Dove sono le chiavi? Quei templari ne hanno trovata una sotto il palazzo del sultano ottomano. E immagino che il libercolo dirà loro dove sono le altre. Libercolo? Una sorta di diario. Quel maledetto capitano se lo porta dietro dovunque. Torna a casa. Trova lavoro da gente onesta. Oh, mi piacerebbe andarmene, ma quegli uomini mi ucciderebbero se ci provassi. Prendi gli attrezzi. L'assassino non deve mettere le mani su quel libro! Una volta raggiunto Leandros, usciremo dal villaggio con lui! Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua!
nessuno se ne va finché l'assassino non è morto! È chiaro? Perdonate, capitano, ma sembra che ci abbia provato. Vai! Vai! Dietro di noi! Là! Lo vedi?
Prendi questo! Crepa, bastardo! Fermatelo! Fermatelo! Per un solo istante. Ci siamo capiti? Nessuno passi! Leandros! Là! Bene, bene. Guarda chi esce da questo buco per crepare. È a un passo dalla morte. Su, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola! Così facile un tempo. Sia un mercenario straniero. Non è... Potrebbe essere il nostro figlio. Ehi, tanto famiglia. Straniero! Questo potrebbe fungere da buon nascondiglio. Aspetta, oh, maledizione! Ci sta sfuggendo! Andrai dritto all'inferno! Lo vedo! Ah, ti ho visto! Questo potrebbe fungere. L'ho già visto prima. Cosa? Dov'è finito?
Un buon punto. Cosa di letale. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? O io sono a capo di una manica di ubriachi armati di fronde. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me, né tantomeno per te. Uccidetelo! Fatelo a pezzi! Acciuffate quel bastardo! Ottimo lavoro, Kefas. Quei bambini non si avvicineranno più alla strada. Mi piace come allarghi gli occhi e le narici. Questo placa il dolore. Dove stai per una montagna del genere? Che cosa ci vuole per ucciderti? Perché non muori? Ma non sei stanco di blaterare? Ebbene, il vecchio Segugio morde ancora. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo. Non ti servirà a niente, non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi, non è per i Templari. Ah, puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! Requiescat in pace, bastardo.
Questa mela è davvero notevole. Senti il materiale. Duro come l'acciaio, ma leggerissimo. Puoi davvero giocare con quel coso? Certo, assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani su uno di questi. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond, credi che ce li abbia?